C'era una volta un principe che viveva malinconicamente nella sua corte. E la malinconia gli era venuta perché erano tanti anni che regnava su sudditi che non gli davano un gran fastidio, ma neanche grandi soddisfazioni. E così si annoiava. Principe, vi abbiamo condotto una compagnia di meravigliosi saltimbanchi. Grazie, ma offriteli al popolo. È spettacolo per lui. Si divertirà. Principe, abbiamo da presentarvi una coppia di cavallini straordinari. Sanno fare di conto. Grazie, ma dateli ai matematici. È divertimento per loro. Principe, abbiamo da presentarvi un concertino di musicanti raffinati. Grazie, ma fateli suonare in chiesa, per le orecchie degli angeli. Le mie sono distratte. Insomma, non ce n'era una che gli andasse bene. Una sera il buon cortigiano disse: Altezza Reale, e se prendeste moglie? Una buona compagna? Una buona compagna? Una compagna, forse, ma buona me la trovate voi, con tutte queste donnette in giro? Mi proverò, mio principe. Ma perché non andiamo insieme a trovarla? Servirà a distrarvi. Detto fatto, il principe e il cortigiano si misero in giro per i regni di tutto il mondo a cercare una principessa. E andarono in Turchia. Che ne dite di questa principessa? Ha le dita troppo grosse. E andarono in Egitto. E questa? Non è bellissima? Sarà, ma ha la pelle d'arancio e non è abbastanza principessa. E andarono in India. Questa poi è uno splendore. Occhi stellanti, bocca di rosa ed un portamento da regina. Sara, ma quando mangia è troppo schizzinosa. Manca di naturalezza e non è abbastanza principessa. E in Giappone visitarono le terre e le isole più lontane. Insomma, al povero principe non piacque nessuna delle tante cercate, perché per lui non erano abbastanza principesse. Ma insomma, mio principe, cosa deve avere una fanciulla per essere principessa? Non lo so. Torniamo a casa. E così il principe e il suo buon cortigiano ritornarono in patria e ripresero nella corte la vita di sempre. Il principe a regnare annoiandosi e il cortigiano a rammaricarsi dell'inutile viaggio. Ma una sera, ed era una sera di gran temporale, E mai a quest'ora e con questo tempo? Sono la principessa di Norlandia. Ti ha sorpreso il temporale e chiediamo ospitalità. Avverto subito il principe. Non sono abituata a fare entrare. Se io e il mio seguito siamo pronti a fidare. Fatemi subito entrare. A tanto imperioso comando, la guardia accolse tutta la compagnia. Poi venne il principe in persona e la vecchia regina madre. E come videro la principessa, che era bellissima, e tutto il suo seguito, infreddoliti e bagnati, li fecero salire a corte. La principessa, toltasi la cappa, apparve anche più bella, ma si vide subito che era un po' superba e altezzosa. Non disse nemmeno grazie quando le fu offerta la stanza più bella e fu scaldata e rivestita degli abiti più preziosi della corte. Allora il principe parlò alla regina madre. Bella lo è davvero, madre. Credete che questa sia una principessa? Come si potrà provarlo? Credo di avere un modo mio. Lasciami fare. Prima di dormire, la regina madre andò di nascosto nella stanza della principessa. Disfece il letto, mise un pisello sul fondo e sopra sette materassi e sette cuscini e rifece il letto con lenzuola di seta. Ora vedremo, figlio mio. Venne la notte e la principessa andò a dormire. Il principe intanto era in grande agitazione, perché quella fanciulla gli piaceva e desiderava che davvero quella fosse una principessa. Cantò il primo gallo, poi il secondo, e si fece giorno. Finalmente, al mattino, la regina madre andò dalla principessa, mentre il principe venne a nascondersi dietro l'uscio per ascoltare. Buongiorno, figliola. Come avete dormito? Orribilmente, maestà. Che cattivi letti avete in questa corte. E che cattivi servi. Oh! E perché mai? Dio solo sa cosa vi fosse nel letto. Sono stata coricata su qualcosa di duro e sono tutto un livido sul dorso. Una nottata veramente orribile. Figlio mio, entra, che questa è davvero una principessa.
ha sentito un pisello sotto 7 materassi. E così il principe trattenne la bella principessa alla sua corte e le offrì di sposarlo. La fanciulla, come si è detto, era un tantino superba e altezzosa, ma il principe bello, ancor giovane e ricchissimo, e così lo sposò e lo fece felice. Ma ella pretese che per tutto l'anno le lane delle materasse fossero sempre cardate e battute e rinnovate. Le ancelle, poverette, facevano una gran fatica ad ogni stagione, ma mentre cardavano, battevano e cucivano, si consolavano cantando e tenendosi allegre. L'antica città di Hamelin era abitata da un popolo di mercanti industriosi e abilissimi. Vi si vendeva e vi si comprava di tutto: le stoffe e i cibi, le carrozze e i cavalli, le case e le finestre, l'erba e le pentole. Era insomma un gran mercato e tutti vi trafficavano. Chi non aveva cose vendeva l'intelligenza e l'astuzia, la pratica e la saggezza, e persino gli artisti vendevano l'arte e la fantasia, sicché tutti erano servi di tutti. Perché quando ci si vende, si deve servire. La città era divenuta ricchissima, gli abitanti pasciuti e soddisfatti come bei formaggi stagionati. Tuttavia, erano tanto persi dietro il loro commercio che avevano finito per trascurare persino i propri bambini. E questi si annoiavano, si erano fatti malinconici. Mamma, mamma! Che vuoi? Non puoi raccontarmi una storia? Non posso, ho da fare. Non puoi raccontarmi una favola? Ma che favole? Vai a lavorare piuttosto e impara a guadagnare dei soldi. Soldi, soldi! Un giorno però accadde qualcosa di strano. Ad un tratto cominciarono a spuntare da ogni parte frotte di grossi topi grigi. Sul principio gli abitanti non se ne preoccuparono molto, ma un bel giorno qualcuno andò nei ricchi magazzini della città. Oh, i miei formaggi, i miei salamini, la mia farina, la zucca, topi, scappa, scappa! Mi ha morso una scarpa! Mi ha morso i pantaloni! Scappa, scappa! E la città fu invasa da torme di topi, sempre più fitte e sempre più petulanti e minacciosi. Le donne in casa aprivano le dispense. Mi hanno mangiato tutto! Persino la salsa nel vasetto! Aprivano gli armadi. Mi hanno rosicato tutti i vestiti d'inverno. Aprivano i cassetti più riposti. Oh, le mie povere calze di seta! Persino in casa del sindaco non ci fu più rispetto. Anzi, datemi il cappello. Eccolo, signore. Cosa c'è? Un topo, eccellenza. Uno schifoso topo. Maledizione! Sapete bene che non mi piacciono gli scherzi. Ma non era uno scherzo. Ormai i topi erano arrivati a fare il nido persino dentro il cappello del signor sindaco. E per tutto il resto della città di Hamelin era una scorribanda indiavolata. Notte e giorno da ogni cantone si vedevano spuntare musetti aguzzi ed occhi puntuti. Furono portati grossi gatti e grossi cani, ma questi appena vedevano quant'erano le code dei topi, se la davano a gambe. Né trappole né cibi avvelenati servirono a qualcosa. L'esercito dei topi cresceva, cresceva, cresceva. I bambini si erano fatti silenziosi e se ne stavano chiusi nelle case. La notte non si dormiva quasi più. Allora il sindaco e i più ricchi e potenti cittadini mandarono un banditore per le regioni vicine. E molti vi si provarono, ma senza risultato. Anzi, i topi crescevano sempre di più. Quando ecco che un giorno in casa del sindaco si presentò uno strano omino. Sembrava poco più maturo di un ragazzo,
Era magro, palliduccio, con dei begli occhi azzurri, che sembravano ingenui, ma a guardarli ci si accorgeva che erano acuti e penetranti. Sorrideva curiosamente, come chi soffre di malinconia o di troppa saggezza, che è lo stesso. Il sindaco lo interrogò. Siete venuto per i topi? Sì, eccellenza. E vi sentite capace di liberarcene? Credo di sì, eccellenza. E con che cosa lo fareste? Con questo. Ma è un bimbero. Sì, eccellenza, ma lo so usare a modo mio. E detto fatto, si mise a suonare. Vi erano dei bambini in casa del sindaco e come udirono, accorsero attratti irresistibilmente. Io sento solo un piffero qualunque, ma si vedrà. Sentite, signor Pifferani, se davvero riuscite a liberarci da queste bestiacce, non già 1000, ma 10.000 fiorini d'oro daremo. L'omino sorrise stranamente. Davvero promettete tanto? Sull'onore della città di Napoli, davvero, davvero. E il pifferaio, dopo quelle parole, se ne andò subito nella piazza maggiore, levò il piffero e si mise a suonare. Per miracolo, da ogni parte, da ogni buco, da ogni fessura, da ogni ripostiglio, cominciarono a sortire topi e topi e topi, finché formarono un immenso esercito che riempiva tutta la piazza. E stettero immobili, incantati, ad ascoltare il pifferaio. La gente era fuggita sgomenta dalle strade e stava alle finestre e sui tetti delle case. E stupefatta guardava l'immenso tappeto di dorsi grigi che tappezzava il selciato. Allora l'omino dagli occhi azzurri, senza smettere di suonare un attimo, si mosse. E dietro di lui si mosse l'esercito dei topi. Ed egli, camminando di piazza in piazza, di strada in strada, uscì dalla città, seguito dai topi squittenti e incantati, finché non giunse alla riva di un fiume. E non si fermò, ma continuò ad avanzare nell'acqua. E dietro vennero tutti i topi, che morirono affogati. Così la città di Hamelin fu liberata. E tutti erano contenti e nel consiglio comunale si stava decidendo di fare una gran festa, quando ecco che vi si presentò il nostro pifferaio. Ma che vuole costui? Ma chi è mai? Che cosa siete venuto a fare? Se i signori ricordano. Di che cosa dobbiamo ricordarci? Che sono stato io a liberarvi dai topi. Senti un po', e da allora? Mi avevate promesso un premio, 1000 fiori. Che premio, che premio! Avete sentito parlare di un premio? No, si è proprio parlato di un premio. Ma chi è costui? Ci mancherebbe. Esattamente, eccellenza. Un premio. Ed era una promessa, una solenne promessa. Beh, una promessa poi. Si è parlato così, un po' per burla. E poi ormai i topi sono morti e chi si è visto, si è visto. Ma c'è una promessa. E dai con la promessa. Senti un po', Marino, faremo così. Ti daremo una bella forma di cacio e da dormire per una notte. E la promessa, eccellenza. E la promessa. Ma la promessa, che pure era stata fatta in pubblico, non fu mantenuta. Ormai i cittadini si erano ricordati di essere dei furbi mercanti. E non garbava loro di privarsi di tante belle monete d'oro. Il piccolo pifferaio non disse più nulla. Si strinse il suo piffero contro il petto e uscì in silenzio dalla sala del consiglio. Mentre fuori la gente era per le strade e per l'allegria di essersi liberata dal flagello faceva proprio un carnevale. Ma frattanto Baccano vi era un posto silenzioso e fuori mano. Era il giardino pubblico, un giardino al margine della città, gremito di begli alberi e di fiori, dove cantavano gli uccelli e venivano i fanciulli a consolarsi giocando di essere trascurati da parenti tanto preoccupati di guadagno. Bene, proprio in quel posto presso la fontana solitaria venne a sedere l'omino con il suo piffero. Poco dopo scese la notte e a poco tutti andarono a dormire e nessuno pensava più all'omino. Già si erano spenti i lampioni a gas e il guardiano passava per le strade, lanciando il suo grido. È l'una di notte, tu
Ecco che si udì una musica misteriosa. Ed incanto i bambini si risvegliarono. Lo sento. Ci chiamano. Ci chiamano. Dobbiamo andare. Anche gli altri vanno. Li senti? Li sento. Ma se troviamo chiusa la porta, l'apriremo. Andiamo su. Andiamo. Non ci fu bisogno di aprire. Perché le porte, ubbidendo a un comando segreto, si spalancavano da sole, in gran silenzio. E tutti i bambini erano per le strade. Camminavano trasognati, bisbigliando appena. Chiamandosi a cenni come tanti fratellini. La luna era alta e chiara, la città pareva d'argento. Il suono del piffero era puro e meraviglioso, e persino gli uccelli notturni tacevano ascoltando. Solo l'usignolo e il chiù osavano rispondere. Guidati da quel suono magico, i bambini raggiunsero l'omino, che era ancora lì, presso la fontana nel giardino pubblico. E come li vide tutti presso di sé, smise di suonare e sorrise. Voi sapete dove andiamo, vero? Sì, 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 sì. Allora bisogna far presto, prima che venga giorno. E si mise subito in cammino. E uscito dalla città, si diresse verso i monti ancora bui, seguito da tutti i bambini. Proprio dal primo all'ultimo? Ecco, da tutti meno uno. Era uno zoppino che con la sua gamba malata non poteva tenere dietro agli altri. Aspettatemi! Aspettatemi! Voglio venire anch'io! Grete! Grete! Almeno tu! Aspettami! Ma l'omino e i bambini andavano in fretta, in fretta. Era appena l'alba quando giunsero ai piedi di un monte. Sulla parete di roccia vi era una gran porta di ferro, che al suono del piffero magico si aprì, e tutti scomparvero dietro di essa, per andare in un luogo straordinario, dove si resta sempre bambini, e ci si diverte a giocare lieti e sereni. Anche lo zoppino vi giunse, ma la porta era ormai chiusa. Omino! Omino! Apri anche a me! Non mi lasciare qui solo! La porta non si aprì. Il bambino bussò e ribussò, ma inutilmente. Attese un giorno e al fine ritornò nella sua casa. Per sua madre fu gran gioia, ma intorno la città era tristissima senza bimbi e i babbi e le mamme piangevano e si disperavano. Passò un anno. La città divenne anche più triste. Il piccolo zoppo se ne andava nel gran giardino solitario, dove un tempo era stato a giocare con i compagni e con Grete, e dove ora tutto era deserto e silenzio. E una volta, mentre stava lì, venne una donna. Non piangeva nemmeno più, solo sospirava e lo guardava. Lo zoppino sentì stringersi il cuore, perché almeno la sua mamma aveva lui. Ma le altre, la donna continuava a guardarlo con i suoi occhi tristi. Al fine disse: Giovannino, fai qualcosa per noi. Siamo troppo infelici. E lo zoppino stette a pensare un po', poi rispose: Mi proverò. Detto fatto, prese subito la strada del monte e dopo una notte di cammino arrivò davanti alla gran porta di ferro. Omino, Omino dagli occhi azzurri. Ti prego, ascoltami. Ascoltami. Io non valgo nulla, lo so, ma ascoltami lo stesso. Che vuoi, Giovannino? Ecco, signor Omino, laggiù nella mia città sono tanto infelici. Fai tornare i bambini alle loro case. E che cosa avrò in cambio io? Mi avete già ingannato una volta. Prendimi il tuo regno e fai tornare gli altri. Ti prego, Mino. Io accetto di restare solo, per sempre. Tanto lo pregò e scongiurò che al fine il pifferaio sorrise. Mi hai vinto, Giovannino.
Poiché tu sei stato buono per gli altri, lascerò che i bambini tornino a casa. E anche tu con loro. E l'omino lasciò davvero tornare tutti i bambini nella città, con lo zoppino che questa volta andava avanti a tutti. E ci fu una festa che per 3 giorni e 3 notti vide i più bei giochi della terra e i più bei fuochi del cielo. E così la città tornò ad essere lieta come tutte le altre. Ma i bambini vi hanno uno strano potere. Quando sentono i grandi litigare tra loro, si mettono a suonare un piffero e i litigi cessano subito. Ma il suono dei pifferi si sente spesso in quella città. Un re dell'antica Arabia amava girare travestito per le strade della sua capitale. Una sera, mentre passava in una piccola viuzza, accompagnato da un servo, udì venire da una piccola e povera casa un suono meraviglioso. Voglio sapere chi sia questo straordinario musicista. Informati, Alì, e domattina dammi la risposta. Sarà fatto, mio sire. Il giorno dopo, Alì riferì al padrone che il musicista sconosciuto non era che un povero taglialegna, il quale viveva con la moglie in quella misera casa. E malgrado la povertà sembrava felice, forse a causa della bella musica che faceva. Ogni sera, quando ritornava dal bosco, stanco delle fatiche, si metteva la sua bell'arpa e suonava, e il tempo scorreva sereno. Allora il re volle conoscere quel musicista e ordinò che fosse portato a corte. Fu obbedito. Quando l'ebbe dinanzi a sé, lo ascoltò suonare ancora una volta. Bravo, davvero bravissimo. Mi piace avere dei sudditi sensibili e artisti come te. E se tutti lo fossero, forse non ci sarebbe bisogno delle prigioni. E il re donò al taglialegna abiti ricchissimi, un bel cavallo e una spada dall'Elsa d'oro. Il brav'uomo tornò a casa con i doni del re e continuò a vivere, come per il passato, un'esistenza povera ma serena. Povera, chiederete voi? Già, perché il re si era dimenticato di dargli del denaro. Ma poi venne l'inverno, e fu un inverno terribile e freddissimo. Il poveretto non poteva nemmeno andare a far legna, perché il vento era tanto forte e gelato che non lasciava in piedi nemmeno una persona, e tutti stavano tappati in casa. Il taglialegna si trovò così un bel giorno senza un soldo. Allora la moglie disse: non abbiamo più pane, non più farina, e nemmeno un pochino di olio. E qui si muore di freddo. Tra poco lasceremo il nostro bimbo e non avremo niente da scaldarlo. Era proprio vero. Fra poco in quella misera casa sarebbe venuto al mondo un piccolo bimbo e non c'era nulla di nulla per lui. Il povero taglialegna era disperato. Ma alla fine... E se vendessimo i doni del re, credi che ci punirebbe? Forse sì, ma abbiamo tanto bisogno. Sai che devi fare? Vendi la lama della spada. Tu terrai l'Elsa nel fodero e nessuno se ne accorgerà. E così fecero. Il buon taglialegna andò da un mercante. Gli vendette la lama che era di gran pregio e ne ricavò un bel gruzzoletto di soldi. Così il figliolino venne al mondo nel calduccio e con il necessario intorno. Intanto nel fodero il taglialegna aveva messo una lama di legno. Ma poiché le donne sono sempre un po' chiacchierone e la moglie del taglialegna lo era anche lei, il segreto della spada arrivò anche alle orecchie del re, il quale, per mettere in imbarazzo il taglialegna e un poco divertirsi alle sue spalle, lo fece condurre alla reggia, ordinandogli di portare anche la spada. Tu hai sempre la mia spada, vero? Certo, certo, mio sire, come volete che non l'abbia. E allora ascolta, vedi questo schiavo? Esso è gravemente colpevole e tu lo ucciderai. Il taglialegna sapeva che non si può disobbedire a un ordine del re ed era terribilmente angosciato, perché avrebbe dovuto mostrare la lama di legno e perché non si sentiva di uccidere un uomo. Lo schiavo gli si gettò ai piedi. Abbi pietà di me e fai presto, non farmi soffrire. Il taglialegna sudava freddo, ma all'improvviso ebbe un'idea. Ti taglierò la testa, o schiavo, ma se sei, come spero, innocente della colpa di cui sei accusato, la mia spada non potrà tagliare
e si trasformerà in un pezzo di legno. Detto ciò, tolse dal fodero la spada. E tutti i presenti stupefatti si accorsero che era di legno. Sei innocente, schiavo, e perciò non ti farò alcun male. Puoi andare. Lo schiavo non se lo fece dire due volte e scappò subito. Il re, che era il solo a sapere come stessero le cose, intanto rideva maliziosamente. Tu sei un uomo pronto, di spirito, ma sei soprattutto un buon musicista e non è giusto richiedere a te quel che deve essere richiesto ad altri. Tuttavia, resta alla mia corte. E lo trattenne presso di sé con tutta la famiglia, perché lo allietasse con la sua bella musica. Anzi, quando sedeva in giudizio, capiva da come il taglialegna suonava se doveva usare indulgenza o no. E non vi fu sovrano più giusto e più amato di lui. In un tempo lontano e in un paese che non sappiamo più quale fosse, ma che certo era qui intorno dalle nostre parti, viveva una piccola bambina che era la più bella e graziosa che si fosse vista. Il suo nome era Lucia, ma tutti la chiamavano Cappuccetto Rosso perché portava per tutto l'anno, inverno ed estate, un bellissimo cappuccio di stoffa rossa che le stava a meraviglia. Cappuccetto Rosso viveva con la mamma in un villaggio sereno e felice. Aveva anche una nonna, una vecchietta dai capelli candidi, che abitava al di là del bosco, in una casetta gremita di fiori e di verde. La mamma e la nonna volevano un gran bene alla piccina e la circondavano di ogni cura. Spesso Cappuccetto Rosso prendeva la grande strada bianca, su cui passavano persino le carrozze del re, e andava a trovare la nonna e a farle compagnia. Vi era anche un'altra strada nel bosco, ma era sicura soltanto nella stagione buona, quando i boscaioli tagliavano la legna per l'inverno e gli animali selvaggi se ne stavano alla larga o nelle loro tane. Un giorno, ed era proprio il tempo di tagliar legna, la mamma di Cappuccetto Rosso, dopo aver preparato focaccine dolci, disse alla bambina: bambina mia, ho saputo che la nonna è malata. Vai a vederla e dimmi poi come sta. Le porterai questi dolci o un vasetto di miele, forse le faranno bene. Andrò subito, mamma, e passerò per il bosco. Farò per me, raccoglierò fragole per la nonna. Faresti meglio prendere l'altra strada. Ma se proprio vuoi far prima, vai pure per il bosco. Non ti fermare con nessuno, nemmeno raccogliere fragole. Cappuccetto Rosso promise e senza attendere un minuto prese i dolci e il miele e si avviò subito per il bosco, che quel giorno era chiaro e sereno e gli uccelli vi spettegolavano come tante comari. Ma un lupo si aggirava lì intorno ed era un gran ghiottone affamato. E come vide sulla stradina Cappuccetto Rosso, gli venne una gran voglia di mangiarsela. Non si arrischiò a farlo subito perché vi erano i boscaioli vicini e tutti quegli uccelli chissà che chiasso avrebbero fatto e certo dato l'allarme. Perciò si fece incontro a Cappuccetto Rosso e con voce finta e dolce la interrogò. Dove vai, bella bambina? Dove vai? Cappuccetto non sapeva che quello fosse il lupo e quanto pericoloso parlargli e rispose allegramente. Vado a trovare la nonna che è malata. E dove abita la nonna? Un po' più lontano del mulino, dove finisce la strada del bosco. Bene, bene. E che cosa porti con te? Focaccine dolci e miele. Dolci e miele e niente fragole? Crede che dovrei raccoglierle? Ma sicuro, sicuro. Fanno benissimo ai malati. Guarda quante ce n'è qui intorno. E la tua nonna sarà contentissima. Sicuro, contentissima. Anzi, voglio anch'io andare a trovarla. Tu segui pure la tua strada. Io ne farò un'altra e si vedrà chi arriverà prima.
Cappuccetto lasciò partire il lupo e si incamminò. Ma come vide le fragole nelle radure, si mise a raccoglierne. Intanto l'astuto lupo di gran corsa arrivò a casa della nonna. Chi è mai? Sono la tua nipotina, Cappuccetto Rosso, e ti porta le papaccine dolci e il biglietto che ti manda la mamma. Oh, sono in letto malata e non posso aprirti. Ma tu tira la stanghetta e il chiavistello si aprirà. Vieni, cara. Vieni, Cappuccetto. E così fece il lupo. Entrato nella stanza, balzò sul letto della nonna e in un baleno la mangiò. Poi si mise la cuffia della vecchia e il suo corpetto e si nascose sotto le lenzuola. Poco dopo arrivò Cappuccetto Rosso. Chi è mai? Chi è mai? Sono Cappuccetto. Ma che strana voce hai, Lorina? Oh, sono molto rattristata. E che cosa sei venuta a portarmi? Dolce e miele e fragole che ho raccolto per te. Oh, entra pure, bambina mia. Tira la stanghetta e la porta si aprirà. Il Cappuccetto così fece ed entrò nella stanza della nonna. Il lupo era nascosto sotto le lenzuola per non farsi scoprire e mostrava solo la punta della cuffia. Come stai, nonnina? Oh, male, bimba mia, male! Ma se mi vuoi far guarire, vieni più vicino a me! Cappuccetto si spogliò e si mise a giacere accanto al lupo e si meravigliò molto di come era fatta la nonna. Oh, nonnina, che braccia grandi che hai! Sono per abbracciarti meglio, bambina! Oh, nonnina, che gambe lunghe e pelose che hai! Sono per correre meglio, bambina! Oh, nonnina, che occhi grandi che hai! Sono per vederti meglio, bambina! Oh, nonnina, che orecchie lunghe che hai! E sono per ascoltarti meglio, bambina! Oh, nonnina, che denti lunghi e grossi che hai! Sono per mangiarti meglio! E così dicendo, il cattivo lupo saltò addosso a Cappuccetto Rosso e già stava per farne un solo boccone quando all'improvviso entrò un cacciatore. Bestiaccia maledetta! Adesso mi accomodo io! E con il coltellaccio l'uomo uccise il lupo e dal ventre dell'animale riuscì a cavar fuori ancora viva la vecchia nonna. Così tutti furono salvi e felici, anche gli uccellini di fuori, che prima di addormentarsi, perché era ormai sera, fecero un gran baccano per la gioia. Molti anni fa, ma la storia non ci dice quando, viveva un imperatore, che era dopo tutto un buon imperatore. Aveva una sola mania, quella di vestir bene, e si faceva fare i vestiti più splendidi e più ricercati, e si divertiva a mostrarsi in ogni occasione con abiti bellissimi e strani. Alla sua corte, che era una corte ospitale, v'era sempre qualche sarto di gran nome o qualche venditore di stoffe preziose che l'imperatore aveva chiamato dalle più lontane regioni. E perciò vi si trovavano stranieri di ogni sorta. Un giorno vennero anche due impostori, che si spacciarono per tessitori e sarti insuperabili. Come l'imperatore lo seppe, li mandò a chiamare. Dunque voi sareste due tessitori straordinari. Così è, con vostro permesso, Sacra Maestà. Sacra Maestà? E dove avete appreso l'arte? Dalla Cina, Sacra Maestà. Sacra Maestà. A tessere mi insegnò Maestro Ping, Sacra Maestà. A cucire mi insegnò Maestro Pong, Sacra Maestà. E in che consiste la straordinarietà della vostra opera? Ah, la mia stoffa è invisibile agli sciocchi. I miei vestiti sono invisibili a chi non è all'altezza della propria carica. Davvero? Davvero, davvero, Sacra Maestà. Davverissimo, Sacra Maestà. Oh,
potrò così vedere quanti sono gli stupidi che mi stanno intorno e chi non è degno della sua carica. E l'imperatore diede molto denaro ai due impostori perché subito si mettessero a tessere e cucire le stoffe e i vestiti tanto straordinari. I due compari subito montarono due telai e fecero finta di lavorare, ma in realtà non vi mettevano niente. E così lavorarono con i telai vuoti fino a tarda notte. E poiché tutta la corte e la città sapevano il potere della straordinaria stoffa, vi era una gran curiosità in giro e ciascuno pensava come si sarebbe divertito a scoprire la stupidità degli altri. Anche l'imperatore era curioso, ma poiché la prova gli metteva un po' di timore, mandò il primo ministro, che era vecchio e buono, a vedere la stoffa incantata. Il buon ministro andò e i due compari fecero 100 riverenze e 1000 salamelecchi. Non è straordinaria? Non è meravigliosa? Degna di Ping? Degna di Pong? Ma il vecchio ministro non vedeva null'altro che i telai vuoti. E allora, per non mostrare di essere stupido, se ne tornò dall'imperatore e lodò la stoffa come i due impostori. L'imperatore fu contento e ordinò di continuare altra tessitura e donò altro denaro. I due impostori intascarono il denaro e ripeterono il loro trucco. L'imperatore mandò un altro ministro a controllare l'operato. E anche questo ministro, per non passare da sciocco, tornò dall'imperatore lodando la stoffa che non c'era. Bellissima, sacra maestà! Bellissima, quale non si è mai vista, in fede, quale non si è mai vista. Allora l'imperatore stesso volle vederla mentre era sul telaio. E seguito da uno stuolo di cortigiani e di funzionari si recò dai due impostori. Oh, sacra maestà, quale onore! Onore! E allora, questa stoffa? Eccola, maestà, eccola nel suo splendore! L'imperatore non vedeva nulla e sentì un colpo al cuore. Come? Non sarei all'altezza del mio trono? Bellissima, bellissima davvero. E voi che ne dite, signori? Anche gli altri presenti non vedevano nulla, ma dissero in tutte le lingue. Bellissima! Stupenda! Meravigliosa! E l'imperatore diede l'approvazione e dispose che fossero pronti i vestiti per l'indomani, poiché li avrebbe indossati per il gran corteo. I due impostori fecero finta di lavorare per tutta la notte e al mattino si recarono dall'imperatore e protendevano le braccia come se reggessero davvero dei vestiti. L'imperatore era a disagio, ma i due imbroglioni lentamente e con abilità lo svestirono e lo vestirono. Ecco i pantaloni, sacra maestà. Ecco il giustacuore, sacra maestà. Ed ecco il collare, sacra maestà. E il mantello, sacra maestà. Ed il povero imperatore fece anche lui finta di indossare i vestiti che non c'erano. Poi vennero i cortigiani e videro che era in sottoveste, in biancheria. Come sto, come sto? Ah, stupendo, come sto? Come sto, stupendo? E voi, cortigiani, che ne dite? Stupendo, stupendo. Sicché possiamo andare in corteo. Certo. E allora, reggetemi il mantello. E i valletti fecero finta di prendere il mantello che non c'era e di reggerlo. E così l'imperatore aprì il corteo sotto il baldacchino. E poiché era quasi inverno, sentiva freddo e tremava. Tutta la città era per le strade piena di curiosità. E come la gente vide l'imperatore e non vide i vestiti, pensò di essere sciocca. E diceva: ma che vestiti! Ed applaudiva. Solo un bimbo, appena lo vide, gridò: ma se non è niente in bocca! Santo Dio, la voce dell'innocenza e della verità! L'imperatore rabbrividì, perché seppe che avevano ragione. Ma un imperatore, fra le tante disgrazie, ha quella di non poter aver torto. Ed egli si impettì e continuò a guidare il corteo, mentre i ciambellani, che obbedivano all'imperatore, dovettero reggere le code del mantello che non c'era. Thank you.
Un bravo asino aveva servito fedelmente per tanti anni il suo padrone. Ma ormai, fattosi vecchio, capì che l'uomo voleva disfarsi di lui e chissà, forse farlo ammazzare. E allora pensò. Mi sa che qui ci rimetto la pelle. E prima che ne facciano un tamburo, è meglio che me ne vada. Potrei andare a Brema, che è una città civile. Dopotutto, ho una bella voce e può darsi che mi prendano della banda cittadina. Detto fatto, s'avviò per la strada, ma poco dopo incontrò un cane che ansava. Ehi là, maestro Abbaglia, com'è che il tuo fiato è così grosso? Mio padrone mi voleva ammazzare perché sono vecchio e non so più andare a caccia, così sono fuggito. Io vado a Brema perché voglio cantare nella banda cittadina. Dopotutto ho una bella voce. Non è vero? Questione di gusti. E poi quelli di Brema hanno orecchie robuste. E allora, vieni con me. Io canterò e tu suonerai il tamburo. E se ne andarono insieme. Poco dopo trovarono un gatto che stava a sedere tremando lungo la strada. Ehi là, baffi lunghi, che muso scuro che hai. No, vorrei vedere te. Il mio padrone mi voleva ammazzare perché sono ormai vecchio. Non ho più denti, non ho più voglia di cacciare i topi. E così sono fuggita. Anche tu? Sei in buona compagnia. Vieni con noi. Andiamo a Brema per farci assumere dalla banda cittadina. Io canterò, l'amico cane suonerà il tamburo e tu farai le serenate. Sei così pratico di canti notturni. No, no. E il gatto si unì alla compagnia. Verso il meriggio, e già suonava il vespro, giunsero presso una cascina. E sulla soglia c'era un gallo. E da quando in qua un gallo canta alla sera, o cresta rossa? Da quando hanno deciso di tirarmi il collo. Sono vecchio e le galline non mi obbediscono più. È una generazione di pollastre tutte indipendenti. Così i padroni mi vogliono mettere a lesso. E allora... Canto stasera perché domani all'alba non farò più in tempo. Dai retta, cresta rossa, vieni con noi. Andiamo a Brema. Qualcosa troverai da fare anche tu. Al gallo piacque l'idea e partì con gli altri compari. Scese poi la notte e si trovarono in un bosco. Gatto? No. Ci vedi qualcosa tu che hai le lanterne negli occhi? Magari, ma vedo solo vecchi bruchi e gli occhi delle civette. E tu, cane? Wow. Più di qualcosa tu che hai il naso portentoso? Solo odore di legno marcio e di nidi di ragni. E tu, gallo danzolante? O gallo? Sì, vedo il lume di una casa a destra. E tutti si precipitarono verso la casa, che era grande, ma era abitata dai briganti. E l'asino si avvicinò alla finestra. Ma che cosa vedi? Nobile destriero? Prima di tutto, una tavola con il ben di Dio. E poi sette briganti e sette fucilacci. Allora la faccenda è complicata e noi morremo di fame. Cosa si può fare? Ho un'idea. E preso consiglio, i quattro animali si accordarono. Il somaro si appoggiò alla finestra con le zampe davanti.
Su di lui montò il cane. Sul cane montò il gatto. E sul gatto il gallo. Poi, rotta con una zampata da finestra. Musica, compau! Mamma mia! Quel diavolo, che mostro orrendo! E i briganti, terrorizzati da quell'apparizione, fuggirono a gambe levate, lasciando tutto. Allora i nostri amici animali entrarono, si sedettero a tavola e mangiarono a crepapancia. Poi, stanchi, decisero di dormire. L'asino andò su un mucchio di fieno all'ingresso, il cane dietro la porta, il gatto presso il focolare ancora caldo e il galletto su un piolo dell'attaccapanni. Un po' più tardi, i briganti decisero di ritornare, pentiti di essersi presa tanta paura. Ma fu mandato uno a vedere se tutto era tornato tranquillo. Il brigante venne. Gli parve che tutto fosse silenzioso e buio. Andò in cucina. Come vide gli occhi del gatto, li prese per carboni e volle accendere un cerino, ma... Volle fuggire dalla porta, ma il cane lo morse. Fuggì nell'ingresso, l'asino gli appioppò un bel calcio, mentre il gallo strepitò. Il brigante fuggì dal suo capo. Capo, 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 non possiamo più tornare. In cucina c'è una strega che mi ha graffiato il viso. Verso la porta un uomo con un coltello che mi ha fatto un buco nella gamba. Nell'ingresso c'è un orco nero che mi ha picchiato con la mazza e sul tetto c'è un giudice che strilla: portateli qui, portateli qui! I briganti si convinsero che nella casa ci fossero gli spettri e non vi tornarono più. I nostri quattro amici si ritrovarono così bene che vi rimasero per sempre. E alla sera, ricordandosi di essere partiti per divenire musicanti a Brema, facevano qualche cantata insieme. Nell'antica città di Arabia viveva un brav'uomo di nome Mahé, che era tanto povero da non aver mangiato per tutta la sua vita altro che pane. Non era un fannullone, anzi era sempre in cerca di lavoro, ma ne trovava di rado perché la città era povera anch'essa e senza commerci. Però ogni anno vi si teneva un gran mercato e venivano stranieri e mercanti da ogni parte del mondo, e giocolieri e saltimbanchi. Era appunto l'epoca del mercato e la confusione grandissima. E in mezzo a quella confusione si aggirava anche Mahé, nella speranza di trovare un po' di lavoro e di guadagno. Gira e rigira tra i ricchi mercanti stranieri e i più strani compratori, alla fine riuscì al bravo Mahé di guadagnare qualche soldino di rame. Poteva giusto comprarsi un po' di pane, se voleva sfamarsi per qualche giorno, ma era sempre e solo pane. Mentre nel mercato si levavano dai banchi dei friggitori certi odorini. Capretto arrosto, capretto allo zenzero e fichi, coprino, coprino le sette delizie, pesciolini fritti, pesciolini del Caspio. E al povero Mahé era venuta una gran voglia di mangiare di quelle delizie. Quanto volete di un pesciolino fritto? Un pesciolino fritto? Ma io non vendo che a mestoli. E tu quanto vuoi spendere? Un solo soldino di rame. Nemmeno l'odore ti posso dare per un soldino, mi conta di più. E il povero Mahé si allontanò con il suo pane e la voglia in gola che gli doleva come un nodo. Ed ecco che si trovò di nuovo presso il banco del venditore di stufato. Il pentolone di sul fuoco mandava sbuffi di vapore pieno d'aromi e Mahé aveva la acquolina in bocca. Allora, sotto gli occhi stupiti del venditore, allungò il suo pezzo di pane e lo tenne sul fumo profumato. Poi se lo mangiò e stava ripetendo il gesto con un secondo pezzo di pane. Oh, figlio di un cane randagio, come ti azzardi a usare il mio fumo? Signor venditore, ma il tuo fumo non è la carne. Già, ma è il prodotto della carne che mi costa e che vendo. Quindi se lo vuoi tu devi pagarlo. Ma il fumo se ne sarebbe andato per l'aria e lo avresti perduto ugualmente, senza guadagno. Questo non conta. O tu mi paghi o chiamo le guardie. Ma Harry imbeccò. Il venditore strepitò, insomma ne nacque una gran lite e con le parole e le parolacce si arrivò quasi alle volte.
accorsero le guardie e i due litiganti furono condotti in tribunale davanti ai giudici. Erano 12 e con la barba e il turbante. Sentiamo il primo litigante. Sentiamo. Sentiamo, pian, pian, pian. Signori giudici, credete a me, non è assolutamente... Sentiamo il secondo litigante. 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 Signori giudici, io cercavo soltanto di sentire... I giudici ascoltarono dunque i due uomini e valutarono a lungo la questione. Ma essa apparve subito così difficile che nessuno trovò una soluzione ragionevole. Cioè, e questo accade spesso, di ragioni ce n'erano tante che non si sapeva quale fosse il torto. E i giudici si trovarono in tale disaccordo che alla fine stavano per litigare anche loro. Ma il più vecchio... Silenzio e decoro, fratelli giudici. Che cattivo esempio noi diamo. Nessuno di noi è in accordo e la verità pare così difficile da trovare anche per un caso tanto modesto come questo. Hai ragione. Hai ragione. Hai ragione. Hai ragione. Ma poiché è importante che anche nel piccolo la giustizia sia fatta, perché non consultiamo il nostro decano Omar il Sapiente, il più giusto dei giusti? Detto fatto, fu chiamato il vecchio Omar. Ed egli venne, vecchissimo, con il viso di cera e una gran barba bianca che pareva seta luminosa. Ascoltò gli altri giudici. Ascoltò i due litiganti. Signor giudice, signor giudice. Poi disse: tacete, pappagalli! Avete dimenticato che il rumore del mondo è nemico della verità che sta fuori. Stette a riflettere un momento. Poi si fece portare una moneta d'argento. Tu, venditore, che cosa hai dato a Maè? Il fumo del tuo stufato. È giusto quindi che tu sia pagato con il suono di questa moneta. Ciò detto, si fece condurre via subito dai servi, perché, lo avrete capito, era di umore scontroso. Ma tutti trovarono davvero giusta la sentenza. E la fama di Omar come saggio divenne anche più grande. Il venditore, per suo conto, fece alle sue pentole coperchi che non lasciassero uscire fumo. E Mahé pregò Allah che gli mandasse un po' più di lavoro o qualche venditore più generoso.